Buonasera da Spazio Gerra e Tutta Cultura, la solita rubrica di approfondimento culturale della domenica sera, alla fine di questo primo weekend lungo che ci dà già un assaggio di quello che sarà il Natale prossimo. E stasera Tutta Cultura si occupa di giornalismo, era un tema su cui non eravamo ancora entrati. Però, visto che abbiamo una mostra qui a Spazio Gerra sul giornalismo televisivo, Telereggio, e abbiamo pensato di occuparci anche del giornalismo online, e in particolare quello relativo al nostro territorio, Reggio Online. Abbiamo il direttore Davide Bianchini con noi. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera Esatto, una Davide. costola di Telereggio, in qualche modo. Una costola di Telereggio, mi piace come definizione. Nessuno ti aveva mai definito così. Una costola di. No, una costola, adesso dico, perché Telereggio è nato prima e quindi si è espanso, diciamo, anche alla parte online, quindi vi siete in qualche modo integrati come tipo di giornalismo. Quindi volevamo proprio approfondire insomma, come le notizie anche del territorio, perché poi è questo il giornalismo anche di cui stiamo parlando anche in questa mostra che abbiamo a Spazio Gerra e che ci interessa. Ai tempi di internet, diciamo, non solo sopravvive, ma fiorisce forse, non so. Sì, fiorisce grazie anche alla così follia, no? Di un gruppo di giornalisti che a un certo punto si mettono insieme, decidono di fare una start-up. Io no, quel giorno non c'ero, i fondatori di Reggio Online sono Paolo Pergolizzi, Alessio Fontanesi e Davide Caiti, ed era la fine del 2010. Io sono arrivato a febbraio del 2012, tutti accomunati. Noi giornalisti da un'esperienza precedente in carta stampata e radio TV e da lì è iniziata l'avventura, un'avventura che poi fortunatamente perché lo sviluppo di Reggio Online, complice anche il successo di pubblico che ha avuto, richiedeva investimenti e nel 2016 il gruppo TR Media che edita Telereggio ha deciso di convocarci, di chiamarci, è entrato in società, abbiamo dato vita al nuovo Reggio Online che è diventato di fatto il sito di Telereggio, la versione online di Telereggio. Tutto questo per dire che fare editoria è difficile, lo è sulla carta, lo è in TV, lo è in radio, lo è anche su internet, se non si fa parte, come invece fortunatamente capita a noi, di un gruppo grande e strutturato, perché se si fa bisogna farlo bene. Ma nel 2010, quando è stata cominciata l'avventura, c'erano, cioè era l'unico sito di informazione a Reggio, c'erano altre realtà, No, c'erano ed già. è cominciato con che ambizione, che tu ne sai, quella di proprio di diventare un vero e proprio giornale. Guarda, c'erano già. Penso al vecchio Via Emilianet, o anzi si chiamava Emilianet, c'era Reggio nel web, vado a memoria, c'era già 24 Emilia forse. La nostra idea, dico nostra perché in realtà l'idea nasce da lontano, io poi sono arrivato un anno dopo, ma per certi versi avevo partecipato anche solo con Alessio Fontanesi alla progettazione di quello che sarebbe poi diventato Reggio Online alcuni anni prima, ma i tempi non erano maturi. L'idea fu facciamo un sito che non sia solo uno spazio di comunicati stampa e che invece sia di traino, cioè il nostro obiettivo è sempre stato quello di anticipare quello che la gente avrebbe visto nel telegiornale della sera. Ho letto sui giornali il giorno dopo, con una forte vocazione sulla cronaca e sugli eventi sportivi. E questo perché io non credo che internet debba essere in concorrenza con i mezzi tradizionali. Io sono un fan della carta, mi auguro che le persone, nonostante le edicole che chiudono in giro, vadano sempre più a comprare i giornali perché credo che hanno semplicemente funzioni differenti. Reggio Online oggi ha l'85% del pubblico che legge da mobile, il che vuol dire che noi dobbiamo avere un'informazione asciutta, sintetica, rapida, veloce, possibilmente corredata da video, in passato più foto che video, oggi facendo parte di un gruppo televisivo più video. L'approfondimento lo lasciamo ai giornali. Poi lo facciamo anche noi perché il nostro telegiornale approfondisce molti temi,
ha delle campagne, ha dei filoni che segue come argomento, ma se io devo penso alla natura intrinseca di Reggio Online è cronaca, tempestività. Vi do un dato, se succede qualcosa a Reggio Emilia io me ne accorgo perché il traffico si impenna apparentemente senza motivo. Vuol dire che la gente si è abituata che se succede qualcosa, sono in coda in tangenziale, c'è uno scosso di terremoto. Infatti dicevo, il terremoto ad esempio, no? Vado subito. Scusa, quando dici traffico intendi il traffico in rete? No, no, sì, esatto. No, perché ho delle traffico. Cioè la gente anticipa a volte la nostra pubblicazione. Questo è la miglior cartina al tornasole di quanto poi ci sia un rapporto concreto con il nostro pubblico. E quante volte anche le segnalazioni arrivano da chi è in strada. Infatti è questo un tema interessantissimo, ma non è un po' frustrante per un giornalista avere, diciamo, il tempo di uno scrollo? Cioè non viene la voglia di come dire, entrare un po' di più nella materia? Guarda, ci ritagliamo il tempo per approfondire i temi che ci stanno a cuore, ma la natura del mezzo è anche quella. La redazione web e poi di grande supporto alla redazione del telegiornale nel fornire il materiale, anche solo il primo materiale che poi serve alla redazione del TG per approfondire. C'è un lavoro di squadra e di scambio molto intenso. Se volete vi faccio un esempio di una notizia tipo, succede un fatto, una notizia, un avvenimento, Reggio Online fa un lancio, poi ci cominciamo a lavorare, va il fotografo piuttosto che va il cameraman, integriamo la notizia. Passato il tempo necessario a fare le verifiche, fare gli approfondimenti, arriva il servizio completo, magari corredato anche già dal servizio video del telegiornale. Quindi è un lavoro di continua evoluzione, di approfondimento costante, anche perché spesso la notizia che noi lanciamo dopo 2 ore non è più la stessa, cioè abbiamo fornito più elementi, nomi, cognomi, foto, video. La soddisfazione è essere arrivati ad avere un ruolo di riferimento, ad essere un punto di riferimento per il pubblico. Quella è la soddisfazione più grande per una realtà che è nata davvero come la più semplice classica delle start-up e che poi invece è entrata in un grande gruppo editoriale. Sì, molto, molto interessante. No, pensavo, tra l'altro qua abbiamo avuto dei ragazzi quando abbiamo allestito questa mostra, e che ci hanno anche stupito perché ci hanno detto noi in realtà non ci occupiamo delle notizie del territorio, cioè non andiamo a guardare, a cercare, perché siamo così bombardati, diciamo, no, dai mezzi di comunicazione, social soprattutto, da quello che avviene nel mondo, per cui in realtà siamo più sulle notizie del mondo che non sulle notizie del nostro territorio, no? Per cui paradossalmente magari sanno appunto quello che succede dall'altra parte del globo, ma non sanno dell'incidente che magari è successo a 50 metri da casa loro, no? Un pubblico di che età? Un pubblico sui 20 anni, diciamo. Ecco, allora mi chiedevo... Anche meno forse. Sì, allora mi chiedevo, ragazzi, insomma, comunque, diciamo... scuole terminali, allora mi chiedevo effettivamente perché poi loro in realtà erano molto interessati a un certo punto proprio anche di questo aspetto più legato al territorio, eccetera, mi chiedevo appunto questo pubblico come si cattura, oppure perché a loro poi interessava a un certo punto, no, la notizia del territorio, però semplicemente dicevano un po' sbalorditi, non ci ho mai pensato, cioè nel senso va a finire che mi occupo più delle cose così lontane da me, quelle vicine da me che potrei anche magari cambiarle oppure intervenire su queste cose, e faccio fatica a metterla a fuoco. Ma guarda, secondo me il pubblico si raggiunge, inizialmente il Reggio Online è cresciuto, ha raggiunto più pubblico grazie a Facebook, all'epoca Instagram non era all'orizzonte, e grazie anche a una scrittura attenta al linguaggio SEO, cioè in modo da uscire nelle ricerche su Google in alto. Devo dirti che non se l'ha inventato Reggio Online, ma il fiorire dell'editoria locale
è stato figlio a un certo punto dell'accorgersi tutti che va bene il globale, ma mancava qualcuno che ti raccontasse il fatto sotto casa. Quindi il local si è rivelato vincente, numeri alla mano. Oggi Reggio Online fa più o meno 2 milioni e mezzo di pagine viste al mese, per darvi un'idea. 30-40 mila utenti unici giorno. Quindi il local è stato vincente. Il pubblico l'abbiamo iniziato a raggiungere con Google, in seconda battuta con Facebook. Da alcuni anni stiamo spingendo molto Instagram, abbiamo direi 20.000 persone che ci seguono su Instagram, qualcuno meno, perché poi c'è chi va a controllare mi bacchetta, è qualcuno meno. I social sono importanti, ma gli algoritmi sono cambiati molto. Una volta era molto facile essere visti da chi ti seguiva, oggi su Facebook secondo me siamo intorno all'8-10% senza pagare. E quindi se ti seguono 40.000 persone, noi abbiamo 40.000 persone che ci seguono sulla pagina di Telereggio e altrettanti, forse qualcuno in più, su Reggio Online, 82-83.000 persone, Facebook gratuitamente ti mostra 1 su 10 in media. Quindi ecco perché abbiamo iniziato a spingere Instagram, anche Instagram che ha lo stesso proprietario ora inizia ad adeguarsi, però diciamo che negli anni abbiamo abituato i reggiani ad andare direttamente su Reggio Online. A inizio Reggio Online il 10-15% del traffico partiva dalla home page, questi sono tutti dati che noi vediamo, no? Dall'analisi. Oggi c'è un'abitudine più consolidata ad aprire direttamente Reggio Online come abitudine anche, no? Quotidiana di lettura. Devo dirti che il nostro pubblico è un pubblico, per quanto riguarda Facebook, di over 45, over 50, ed è un pubblico che di trentenni, 25enni per lo più, è da lì a salire su Instagram. Uno dei nostri obiettivi, e tra questi strumenti che utilizziamo ci metto anche le visite guidate alla mostra di Telereggio, che voi siete stati così bravi ad allestire, ad aiutarci, ci serve perché noi vogliamo raggiungere anche un pubblico più giovane e l'unico modo è farci vedere in città. La differenza di Reggio Online rispetto ad altri siti secondo me è che noi siamo raggiungibili, la gente ci può toccare, ci può vedere. Abbiamo negli ultimi due inverni abbiamo fatto una redazione temporanea accanto al Duomo in Piazza Prampolini a Reggio, quest'anno siamo qui al Gerra. E questo calarci nella città ha fatto in modo che il pubblico capisse che siamo un giornale della città. Questo è un aspetto sicuramente molto importante. C'è anche da dire che al di là dello strumento, in genere quando hai 20 anni sei sempre più portato a guardare orizzonti internazionali piuttosto che interessarti di quello che ti succede sotto casa. E questo è un aspetto che, come dire, non si può in nessun modo invertire. Però ti dirò che abbiamo un pubblico fedelissimo, non numerosissimo, ma da grandi città del mondo. C'è qualcuno che ci segue con Non sono reggiani all'estero oppure sono così persone che si interessano alla vita di Reggio per altri motivi? Allora, quando abbiamo parlato, non so, di tutta la Kerelka, New West, Sinoler, CF Arena, ovviamente era un pubblico mondiale. Ma al punto che Billboard USA ha definito Reggio Online il principale mezzo di informazione di Reggio Emilia. Così, quello l'avete attaccato in un quadro a quel punto. Ci ha inorgogliito molto. Enormemente. No, battute a parte, i reggiani che viaggiano per lavoro ci seguono. Poi c'è anche chi vive stabilmente all'estero, abbiamo un lettore in Svezia che se tardiamo nella pubblicazione del telegiornale on demand la sera ci chiama, cioè ci scrive, scusate, bellissimo. Ci scrive per chiederci ma è successo qualcosa, come mai non ho ancora visto il telegiornale? Da New York abbiamo di parecchi accessi, immagino di reggiani, qualcuno lo conosco anche, da Dubai, da Parigi, da Londra, poi sai il traffico viene tracciato per i grandi nodi, quindi sì. Magari noi vediamo New York ma potrebbe anche essere una persona che vive a 100 km a New York, però abbiamo anche una nicchia che ci segue da tutto il mondo, siamo quasi all'1% del traffico dal resto del mondo. Senti, una cosa che voi potete fare tranquillamente, no? Rispetto casomai appunto a chi stampa la carta, chi esce sui giornali, a parte che se penso ai numeri che non so, un giornale locale vende 5-6 mila copie, quando già comincia a vendere qualcosa lì ci sono 40 mila contatti al giorno, è vero, è un rapporto completamente diverso, però avete un polso
proprio perché potete monitorare anche sulle diverse, e quindi è molto interessante sapere le risposte che avete in questo senso. Comprate i giornali in edicola, per carità. No, assolutamente, io vengo dalla carta stampata. L'abbiamo letto anche lì, l'hai sottolineato anche all'inizio. E devo dirti che questo rapporto col pubblico è completamente diverso rispetto a quando ho iniziato io. Io ho iniziato a 16 anni al Carlino nel 96. Era diverso il mestiere, era diverso il rapporto col pubblico. Infatti è un altro mondo. Oggi proprio. C'è uno scambio molto più intenso, perché la gente ti può scrivere su tutti i social. All'epoca o telefonavano o mandavano un fax, poi le prime mail. Però proprio questo è l'aspetto, che voi avete la possibilità di monitorare, e quindi quello che vedete lascia comprendere molto, non dico sui gusti della città, ma sugli interessi. Ah, quello sicuramente. Poi, quindi sarebbe interessante, voglio proprio portarti a chiederti, ma quali sono i picchi, se ci sono dei record o... Allora, noi già ci sforziamo di parlare di tutte le cose che secondo noi sono importanti per la vita della città e anche dal punto di vista sociale, senza farci sempre condizionare da cosa va e cosa no. Certo. Un ruolo di un giornale anche informare e non parlare solo di argomenti mainstream. Se la tua domanda, se ho inteso bene, è quali sono gli argomenti che tirano di più? Sì, cioè che verso i quali i reggiani mostrano un particolare interesse, perché stiamo parlando di noi, ecco. Guarda, è anche un gusto che è cambiato nel tempo, se posso allargare la risposta. Allora, la costante di questi 12 anni di Reggio Online sono gli incidenti. Gli incidenti stradali, purtroppo, generano tanto traffico. Generano tanto traffico i fatti di cronaca nera, non necessariamente enormi, clamorosi, molto tragici. A volte anche un furto in un negozio conosciuto di un paese può fare tanti click. I decessi di persone conosciute fanno tanti click. Questi sono poi i temi più forti. Quello che è cambiato è stato l'audience portato dallo sport. Quando noi siamo partiti facevamo le dirette play by play delle partite ed erano seguitissime perché non le faceva nessuno. Oggi tutte le leghe principali, calcio, basket, pallavolo, hanno dei servizi in house talmente dettagliati, belli graficamente, completi, che hanno sottratto un po' questo tipo di pubblico ai siti locali. E anche perché ci sono tantissimi siti specializzati in sport, magari collegati a piattaforme di scommesse, che fanno la cronaca diretta delle partite. Quindi lo sport, che era assolutamente un nostro cavallo di punta quando siamo partiti, oggi lo è un po' meno. Pensa che, scusa se ti interrompo, mi diceva Cattozzi, che è stato il fondatore di Telereggio, che lui proprio, così, il vero motore che ha dato vita ai forti ascolti di Telereggio è stato lo sport. Sì. Ecco, con una eccezione: se noi facessimo solo calciomercato, allora i numeri sarebbero importanti, ma non, la nostra linea editoriale è più spostata sulla cronaca. Però i siti che fanno calciomercato registrano veramente dei numeri clamorosi. È incredibile questa cosa del calciomercato. Io faccio fatica a pensare che ci sia un così forte interesse su dove andranno i calciomercati, perché poi buona parte delle notizie che arrivano sul calciomercato sono molto variabili, cioè oggi è così, domani può anche non essere. È proprio per quello che torni a leggere 5-6 volte al giorno. Questo è abbastanza incredibile, effettivamente. No, è una... E invece i temi più, diciamo così, vabbè, noi parliamo di cultura, eccetera, di nicchia proprio, immagino, la cultura. Noi facciamo tanta economia, cerchiamo di dare spazio alla cultura, poi se volete vi do la mia idea. I numeri sono significativi se ci sono dei grandi nomi. Penso a Luciano Ligabue, penso a Zucchero. Penso a Orietta Berti, che è un evergreen. È una calamita. Ma è un personaggio televisivo, ovviamente. Sì. Ciononostante, cerchiamo di dare anche spazio a iniziative del territorio che non siano necessarie. Oltre all'offerta culturale della Fondazione dei Teatri, che è sicuramente a primissimo livello, Palazzo Magnani, cerchiamo a volte anche di parlare di iniziative culturali sul territorio, anche se il pubblico è relativo, perché la caratterizzazione è l'obiettivo è essere un giornale di questo territorio. Poi io ho molto rispetto per il pubblico e per gli artisti e anche per gli sportivi, e quindi su Reggio Online, per esempio, non facciamo le pagelle della Reggiana Calcio, le facciamo del basket, perché c'è un collega preparato che li segue da tanto tempo e che ha gli strumenti per. E tornando alla cultura, io credo che
il ruolo di Reggio Online sia importante. Voi su Reggio Online leggerete sempre l'annuncio degli eventi, non la critica posteriore, perché io credo che prendere la penna in mano, virtuale o reale che sia, e vergare una critica teatrale, bisogna avere gli strumenti e le capacità. O si hanno o non si hanno, non si può millantare, il pubblico ti sgama immediatamente e rischia anche di essere offensivo nei confronti di professionisti che fanno quello di mestiere. Quindi noi non ci spingiamo lì, perché probabilmente non abbiamo una professionalità dedicata e specializzata in questo, e quindi a livello di linea editoriale, per quanto riguarda la cultura, io sono soddisfatto se stiamo sul pezzo nell'annunciare gli eventi principali, nel dire come sono andati, cronaca, quanti visitatori, più informativo, insomma, quanto interesse, cosa è piaciuto di più, ma non la critica. Questo per rimanere fedeli a una linea editoriale più legata alla cronaca. E comunque questo ci sta, ed è un'altra di quelle cose che forse si leggono più volentieri sulla carta stampata, magari. Anche con un pizzico di tempo in più. Con un pizzico di tempo in più, come approfondimento, appunto. Esattamente. È proprio il motivo per cui ti dico che non vedo gli strumenti in concorrenza per forza. Ma infatti è un'altra cosa che forse così dovremmo, di cui potremmo provare a parlare, e capire come tutto questo si integra, nel senso che appunto c'è la televisione, c'è il sito online, c'è la carta, c'è la radio, c'è un ibrido come questa cosa qua che va su Telereggio e poi va anche su YouTube, e magari anche come, non so, tu che sei più addentro, come lo vedi il giornalismo, insomma, come vedi che stia procedendo anche l'integrazione di tutta sta roba nel vostro mondo? Allora, siamo un po' ingessati, parlo di categorie di mondo, non di TR Media, Telereggio, Reggio Online. Secondo me bisognerebbe avere il coraggio di cambiare un po' forma, cioè lasciare all'online la notizia di cronaca schietta, che poi viene tradotta in un telegiornale che approfondisce il tema e lo fa suo, va a intervistare le persone e assolve anche a quella funzione principale, che è mostrarti, no? Farti vedere le cose, portarti sul posto, mentre io amo leggere i giornali cartacei che si fermano un attimo, no? E fanno un po' di approfondimento, qualche commento ben scritto, come dicevi anche tu, una critica teatrale. Io mi fermo, mi prendo un caffè e leggo, e mi prendo quei 5-10 minuti per leggermi un articolo che mi interessa, mentre i giornali, soprattutto a livello locale, rincorrono un po' la cronaca nera. Il problema è che il pubblico ha già letto quella notizia, l'ha già letta da noi, l'ha già sentita al telegiornale, l'ha già sentita al radiogiornale, perché su questo territorio c'è anche una radio molto importante che fa i radiogiornali, e per cui vedo che Carlino e Gazzetta, per fare nome e cognome, ma quelli sono i giornali di questo territorio dove lavorano tanti amici, si stanno sforzando compatibilmente con le forze, per questo è un altro tema, le redazioni meno numerose di un tempo, compatibilmente con le forze si stanno sforzando di portare avanti campagne proprie, di andare a fare l'intervista in più, e questa cosa gli fa onore, e anche se secondo me è arrivata forse un po' tardi, c'è stato forse bisogno che ai piani alti qualcuno lasciasse il posto a forze nuove, ecco. Davide, senti, nell'immaginario comune la vita del giornalista è una vita, diciamo, frenetica, no? Così almeno è sempre stata rappresentata anche nei film. Siamo abituati a pensare che i giornalisti non conoscono orario e appunto devono aspettare fino a mezzanotte per avere l'ultima notizia, prima stampa. Però la vita di un giornalista online, che deve, come dire, essere sul pezzo ancora di più di quanto non sia il giornalista cartaceo, che deve avere subito delle risposte, ecco, diciamo, a livello di stress è maggiore, minore, come la vivi? Cioè, sei sempre attaccato al telefono, devi sempre stare attento a quello che succede. Quando sono stato assunto dal primo giornale sono ingrassato 20 kg in un anno, ti basta come risposta. No, com'è la vita? Allora, quando ho iniziato a fare questo mestiere sulla carta, prima al Carlino e poi all'informazione di Reggio Emilia, che era di proprietà del gruppo Spallanzani, mi identificavo molto con Gente della notte di Jovanotti, ve lo ricordate quella canzone?
Perché? Perché ci si svegliava tardi la mattina, io poi andavo in tribunale, facevo i miei giri di nera in tribunale, si usciva molto tardi dal giornale, per molto tardi intendo che quando tornavo a casa alle 9, 9 e mezza dicevo beh oggi è andata bene, e non era raro fare le 11, cioè andare a casa quando il giornale andava in tipografia, ed era una vita sicuramente, diciamo, dei ritmi spagnoli, ecco. Mm-hmm. Quindi che ti portava a cenare molto tardi, che ti portava a vedere la città di notte. Ricordo l'osteria, il ristorante di fronte alla questura, dove appunto a una certa ora della notte c'erano giornalisti, poliziotti e chi vive la notte, ci siamo capiti. L'online è completamente diverso, ci svegliamo prima la mattina, viviamo molto di corsa la giornata, perché appunto l'obiettivo di Reggio Online è: succede una cosa, io te la dico subito, se vuoi in modo asciutto, perché verifichiamo tutto, tutto deve essere assolutamente verificato, e quindi magari andiamo un pezzettino alla volta ad aggiungere, ma l'obiettivo è la velocità. Questa cosa è pesante dal punto di vista mentale e anche emotivo. Rispetto alla carta abbiamo magari il vantaggio che, salvo fatti straordinari, la sera chiudiamo un po' prima. Mm-hmm. Rispetto alla carta stampata è la stessa vita, ma spostata di un paio d'ore in anticipo, ed è ancora più veloce, però, in questo senso è ancora più veloce, perché c'è un po' l'ansia quindi di dover essere proprio puntuali. Sì, perché sennò ci arriva qualcun altro prima, proprio anche. Così, e poi ti porta anche a fare, rifare, aggiungere, aggiornare. Mi arriva una foto più bella, la cambio, o mi arriva il video, lo inserisco. Quindi pesante, quindi sei anche costantemente online. Ah sì, io sulla mia scrivania ho tre monitor. Io dirigo anche gli altri siti del nostro gruppo editoriale, che sono Modena in diretta e Bologna in diretta, quindi ho tre monitor perché ho sempre sotto controllo i nostri tre siti, la posta, tutti i social, i dati di traffico. WhatsApp, perché WhatsApp, ormai si lavora con WhatsApp. E quando vai in vacanza? Quando vado in vacanza spegni tutto, oppure è come non andarci, perché il telefonino comunque ti porta l'ufficio sempre appresso. E sotto l'ombrellone hai tre monitor che controlli. Sì, diciamo che WhatsApp web è diventato uno strumento di comunicazione interna fondamentale. E infatti sempre più viene usato, no, da, proprio anche da computer. Sì, noi lo usiamo da computer. Una volta, ricordo, fino agli anni 90, le prime applicazioni nelle redazioni, le chat interne. Poi si usava, poi c'è stato un momento di MSN, di Messenger, di Hotmail, e dopo siamo arrivati con WhatsApp. Un mio cameraman, un nostro cameraman, un collega va sul posto per una notizia, mi manda una foto immediatamente, io attacco, sono online subito con quella foto. E c'è una comunicazione molto veloce che azzera le distanze, anche per quanto riguarda il rapporto tra la redazione di Reggio Emilia e quelle gemelle di Modena e di Bologna. Senti, abbiamo gli ultimi due minuti, riusciamo a dire di cosa dobbiamo diffidare in rete per quanto riguarda l'informazione? Diffidate dalle testate non registrate, perché vuol dire che non c'è nessuno che ci mette la faccia e il portafoglio se qualcuno sbaglia. Quando vi interessa un argomento, cercate comunque più fonti, comparatele. Se non vi fidate, andate a vedere chi ha firmato quell'articolo, fate una ricerca in rete per capire se quella persona è ferrata su quell'argomento oppure no. E in ogni caso, se le notizie sono un po' troppo urlate, un po' troppo sparate, io una domanda me la faccio sempre. Bene, a questo punto direi che possiamo anche chiudere la puntata. Davide, molto interessante, potremmo farne anche un'altra. Torno perché, quando volete. No, perché poi è uno sguardo veramente diverso su quello che succede, ed è anche un po' un palco privilegiato quello che avete, sì, anche se sudato. E diciamo che noi stiamo cercando, ma anche con questa mostra, di dare un po' uno spaccato del dietro le quinte, di quello che ci sta dietro allo schermo, o sia di Telereggio che a questo... in questo caso anche di Reggio Online, quindi andare dietro le quinte secondo me è molto interessante, insomma. E scopriamo a nostra volta tante cose, perché pure noi siamo degli spettatori, in sostanza. Vi ringrazio, mi ha fatto molto piacere ricevere questo invito, e devo dire che la puntata è veramente volata. È vero. Ringraziamo anche Alfredo, il nostro regista, alla prossima.